Allora, io ho provato ad inserirmi nell'attività del controllo di gestione una decina d'anni fa. Poi, come diceva Fausto, le scadenze fiscali, l'obbligo quasi di dover creare una base economica per poter tenere in piedi lo studio, mi ha quasi obbligato a scegliere questa strada piuttosto che quella per cui avevo diciamo, la passione per cui ho incominciato. Mi sono iscritto all'albo dei dottori commercialisti. Per cui adesso invece conoscendo il dottore Brancozzi ho avuto la possibilità di conoscere il controllo di gestione sotto un altro aspetto e probabilmente anche con un approccio molto più semplice rispetto a quello che si potrebbe avere utilizzando altri tipi di software oppure partecipando ad altri corsi di gestione. Per cui comunque lo ringrazio e probabilmente già da lunedì faremo in modo che lo studio possa aprire anche quest'altro settore. Che comunque è molto interessante.